La decisione dell'arbitro Scarfò, saranno due tiri liberi per Paleari. Primo fallo commesso da Persico, ora bonus. Bonus per Piombino, due tiri liberi per il Pale. Primo assegno. Errore sul secondo tiro libero. Si rimane sul più 3. Iardella sfrutta il blocco di Malbassa che poi riceve. Grande l'intervento di Paleari che è solo e può andare a schiacciare. Ragazzi, allacciate le cinture, è partito l'aeroplano Paleari. 17-12. Coi recuperi Milano sta creando un piccolo solco, più 5 a 4 minuti esatti dal termine del primo quarto. Prova a lottare Persico con Paleari, due punti veramente di grande fattura. Ora Santolamazza sfrutta il blocco di Eliantonio che taglia, è libero Jack, riceve poi Laudoni, taglia e in due tempi cerca di mettere a segno i due punti, poi trova Eliantonio. Chiama il time out Andreazza, perché la voragine è sempre più ampia. Più 6, 20-14, grazie alla tripla di Jack, lo squartatore Elio Antonio. Rimessa laterale già battuta dalla Super Flavor, ho dovuto un attimo parlarci su con coach Davide Villa. Questo è il break da parte di Piombino che l'ha riportata sul meno 6. Negri per Ferrarese, ancora zona e Piombino prova a punirla. Laudoni da tre punti. Sì, Laudoni. Tocca quota 14. Stefano Laudoni e si ritorna sul più 9. Fallo doppio qui chiamato a Malbassa e a Eliantonio. Secondo di Eliantonio come il secondo di Malbassa. Proprio Malbassa per Iardella, prova a penetrare con la mano mancina. Si arresta il tiro fortunato a canestro. Bene, grazie. Ferrarese pronto a rientrare. Santolamazza, Laudoni sembrava arrestarsi per andare da tre, ritorna però da Ferrarese, sfrutta il blocco di Eliantonio. Negri ancora, Laudoni prova a penetrare con la mano mancina, errore. Iardella si arresta improvvisamente da tre punti, gran tripla di Iardella. Meno 4, 34-30, 6-20 al termine del secondo quarto. Ferrarese per Negri, tra le urla della
Pubblico ospite di Piombino, ben presente al Paleseo. Luca Albique per Negri, si chiude il gioco a due. Albique deve solo appoggiarla. Primi due per il numero 10, maglia Super Flavor. Pronto su cubo dei cambi Santo Lamazza, che parla con coach Davide Villa. Malbassa, qui c'è il fallo in attacco commesso da Iardella, il suo primo fallo della partita, mentre è pronto a rientrare anche Procacci per Piombino al posto di Guerrieri. Mentre è rientrato Santo Lamazza, esce Lio Antonio. Santo Lamazza, lui in cabina di regia, Ferrarese nel ruolo di guardia. Santo Lamazza per Laudoni. Ora torna la difesa individuale Piombino. Santo Lamazza, nuovamente Ferrarese, sfidato al tiro. Ferrarese, errore. Prova a partire Fontana. Il tocco per Bianchi, che penetra e non capisce bene se deve scaricare o tirare. Alla fine gli rimane a metà. E quindi nulla di fatto. Laudoni prova a penetrare, il pallone per Albique, buono il giro palla un po' alto per Negri, che però riesce a inventare un arcobaleno senza risultati. Penetrazione di Iardella, passo, tiro e canestro. Anche lui tocca quota 9 come Malbassa. 3-6-3-2, meno 4 per Piombino. Negri da 3 punti all'improvviso, la tempesta perfetta. Negri mette a segno 3 punti vitali che riportano a più 7 l'Urania. Iardella riceve in punta, prova ad andare nell'uno contro uno. Albique prova a difendere, poi Bianchi, ennesima tripla di Bianchi, ancora a segno. Tutto il blocco di Laudoni, prova a chiudere l'1-2. Laudoni prova a entrare dentro l'area, subisce il fallo. Da parte di Procacci, primo fallo per lui. Ferrarese per Santo Lamazza, nuovamente Ferrarese a penetrare sulla linea laterale, costretto a tornare da Negri. Santo Lamazza, 6 secondi. Santo Lamazza, Laudoni sfidato da 3, la carica molla di Stefano Laudoni. Iardella, uno contro uno di Albique, e c'è il fallo proprio del numero 10. Il suo secondo fallo su Iardella. Primo tiro libero a segno da parte di Iardella, che è il primo a toccare la doppia cifra per Piombino, quota 10. Secondo tiro libero a segno, meno 4 dunque, 4-2-3-8. Negri, Albique, sceglie quello di Albique, apertura per Ferrarese. Santo Lamazza, Laudoni gira il pallone velocemente, si trova Negri e blocca un po' la circolazione, trova Laudoni, l'apertura per Ferrarese, nuovamente con la tripla. Riprendete le scuole, i libri di matematica, con la tabellina del 3 ci pensa Simo Ferrarese. 4-5-3-7, più 8 Urania. Qui c'è il fallo in attacco di Malbassa, ancora una volta Laudoni, un vero e proprio maestro in questo tipo di fondamentale.
Santolamazza supera la metà campo, blocco di Paleari che poi taglia il pale, per un attimo pensa al tiro, poi deve incrociare, stoppato da Persico e perde dunque l'attimo. Voleva il fallo coach Villa, non ci sta invece il duo arbitrale Procacci. Pallombella poi a servire Pedroni che è rientrato in campo, uno contro uno con Negri, ancora Pedroni, tocco di Negri, rimessa laterale. Fontana per Persico, poi Procacci prova a penetrare, fallo di Ferrarese, due punti, i primi della sua col tiro libero supplementare qui in Genoa Ferrarese. Errore però con il tiro libero supplementare per Procacci, si rimane sul più 6. Ferrarese, si è aperto Paleari che ora è libero, la fucilata di Laudoni, vorrebbero un tocco che non vede il duo arbitrale. E dunque nulla di fatto, mentre passano nelle vicinanze i ragazzi che saranno protagonisti della presenza per la sfilata di Natale della Super Flavor Urania Milano. Procacci, Fontana uno contro uno con Ferrarese, prova il raddoppio Paleari, con la tabella Fontana mette a segno due punti, meno 4 per Piombino. Ferrarese torna all'indietro per sfidare Persico, ora Ferrarese penetrava con la mano mancina, Simone col pennello Ferrarese. Procacci per Bianchi, ancora una volta prova la tripla, errore questa volta. Santolamazza in coast to coast, poi Negri uno contro uno, apertura per Paleari, va da Laudoni, uno contro uno non si chiude, e allora Laudoni deve tornare da Santolamazza, vuole il pallone Paleari, Laudoni uno contro uno va da tre punti con la tabella, rimbalzo di Paleari e due punti facili facili, costretto al minuto di sospensione coach Adriazza. 4-9-4-1 più 8 Milano, 1-20 al termine del secondo quarto. Rientriamo in diretta, ancora un errore dalla rimessa di Piombino e qui ne scaturiscono due tiri liberi per Santolamazza. Quel fallo del numero 3 Pedroni, mentre è entrato Felipe Meneses al posto di Ferrarese. Andiamo i due tiri liberi, il primo assegno per Santolamazza. Thank you.
Errore però sul suo secondo tentativo, ma c'è un'invasione segnalata dall'arbitro Scarfò e dunque deve ritirare Santolamazza. 50-41, 1-17 al termine del primo quarto, per andare a riposo sereni per gli ultimi due quarti tra Super Flavor e Solva Basket Piombino. Va Santolamazza col secondo tentativo e questa volta a segno. 51-41, ancora pressione sulle rimesse di Piombino. Meneses prova a chiudere su Bianchi e trova in emergenza Procacci. Uno contro uno del numero 6, non va al tiro, va da Bianchi. Nuovamente Procacci. Uno contro uno contro Negri, prova a penetrare con la mano mancina, chiuso da Paleari e Negri che riescono a tenere anche il pallone in campo. Laudoni va da Santolamazza che supera con disinvoltura la metà campo, tutta proprio il blocco del numero 91, poi anche Paleari lo aiuta, apertura per Negri, finta, penetrazione, fallo prima di Fontana, primo della sua partita. Saranno due tiri anche per Andrea Negri. Va Negri con il primo tentativo a segno. Anche il secondo a segno. 5-3-4-1 più 12 per la Super Flavor Milano. Persico, Ole Fontana, va da Bianchi, finta del numero 13, non riesce a trovare Persico. E allora verosimilmente l'ultimo possesso sarà Urania. 27 secondi al termine del primo quarto, 24 a disposizione la formazione di coach Davide Villa per chiudere nel migliore dei modi un primo tempo sempre col naso avanti. Santolamazza vuole chiudere con calma, il professore è pronto a fare insieme a lui a bloccare, sceglie proprio il blocco del capitano Laudoni, finta, penetrazione, va a dirigere, a schiacciare Steve Laudoni, ha sbagliato tre rimesse nel primo tempo, punite anche dal giovane con la maglia numero 15. Ovazione Urania, ragazzi, prendete il riposo e fateci godere anche nel secondo tempo.
Procacci, Fontana per Iardella, poi Bianchi. Nuovamente il pallone va da Fontana contro Laudoni. Uno contro uno, fallo di Laudoni. Primo per lui. Persico. Iardella prova a giocare l'uno contro uno contro Paleari. Lo fulmina a due punti, quindicesimo punto per Iardella. Più 12 Milano, 6-3-5-1. Santo Lamazza sempre sulla pressione di Procacci, lo supera con qualche difficoltà. Arresto, passaggio per Paleari, voleva il tocco Persico, invece rimane il pallone per Milano. 5 secondi al termine dell'azione. Rimessa affidata a Santo Lamazza. Doppio blocco che favorisce Paleari. Prova ad andare nell'uno contro uno. Giro, tiro in arretramento, il pale. Errore per il numero 11. Che tocca a quota 21. Procacci. Persico gira il pallone nuovamente per Procacci, fa circonnavigare l'area. Iardella vuole Persico, non riesce a servirlo. Ora il pallone per lui contro Paleari, errore di Persico, il rimbalzo del capitano. Esce dalla morsa avversaria Paleari, addirittura supera lui. Rientra Simo Ferrarese, esce Laudoni, autore di una gran partita fino ad ora, 21 i suoi punti. Procacci per Crespi, che vede per la prima volta il campo. Iardella, proprio il blocco di Crespi per liberare Procacci, però lontano da canestro, serve il 33. Bianchi prova a penetrare su Santo Lamazza, nuovamente il passaggio per Crespi, non gli riesce. C'è il cambio per Milano, era entrato Albique solo per l'azione difensiva, è rientrato il capitano Santo Lamazza, sempre più 12 Milano. Discrepanza di 8 secondi circa fra cronometro di 24 e quello della fine del terzo quarto. Blocco di Paleari per Santo Lamazza, prova a giostrarlo, si fa vedere Elio Antonio, la tripla di Elio Antonio, errore, ma c'è il fallo subito sul tiro da parte di Bianchi. Ora saranno tre tiri liberi per Jack Elio Antonio. Assegno per Jack Elio Antonio. Secondo anche assegno. Allora andrà col terzo tentativo. Milano è già sul più 14. In questo momento più 15 con la terzo tentativo a segno per Elio Antonio, che tocca quota 8, non una partita balisticamente perfetta per lui. Iardella prova a penetrare su Negri, si chiude la difesa di Milano e con Santo Lamazza può andare con l'ultima preghiera del quarto, non trova il ferro, si chiude 76-61 il punteggio. Aveva fatto paura il ritorno
da parte di Piombino, ma si ritorna sul più 15 alla fine del terzo quarto. Ci risentiamo per gli ultimi 10 minuti di gioco in diretta dal Paleseo. Si ricomincia con l'ultimo quarto con Simo Ferrarese che blocca il palleggio, trova Elio Antonio, poi Negri, buono il blocco da parte di Elio Antonio, nuovamente Negri per Albico e si chiude il triangolo. Elio Antonio, uno contro uno, giro, tiro e canestro di Jack Elio Antonio, che in un batter d'occhio tocca quota 10 punti. Guerrieri più 17 Milano. Crespi va da Procacci. Ora vediamo se Piombino riuscirà a ricucire lo strappo nel solo ultimo quarto. Sempre dietro la formazione di Andreazza. Errore da parte di Bianchi. Allora Ferrarese può andare a superare la metà campo dopo il rimbalzo di Elio Antonio. Albique, Ferrarese, c'è anche Meneses in campo. Elio Antonio va da Negri, prova a consegnarlo. Mancano 3 secondi. Negri, palombella di Negri e non trova la retina. E allora Bianchi supera la metà campo, serve Guerrieri, poi Procacci. Blocco di Crespi, nuovamente Procacci, prova ad andare all'uno contro uno. Serve Crespi, l'ultimo tocco e di Elio Antonio, rimessa per Piombino. Pronto a rientrare in campo Malbassa al posto di Bianchi. Rientra Laudoni e Scenegri. Crespi, Procacci, buono il gioco a due che premia ancora Crespi tra le urla di Villa. Primi due per Riccardo Crespi. 7-8-6-3. Ferrarese supera la metà campo. Elio Antonio vorrebbe Albique e si fa vedere in punta. Serve Meneses dentro per Laudoni. Buono il tocco per Ferrarese da 3 punti. Errore, ma c'è fallo precedente al suo tentativo. E dunque saranno 3 tiri liberi per Simo Ferrarese. 70 adesso. 70 per dire che è più stabile, però la gente rimane. Fallo di Procacci, il suo terzo fallo commesso. In lunetta Ferrarese per 3 tiri liberi.
per trovare anche lui la doppia cifra. E a quota 9 il play milanese, ed ora tocca a quota 10. Quinto giocatore in doppia cifra dopo Paleari, Antonio Negri e Laudoni. Secondo tentativo a segno, 80-63, più 17 Milano. E anche il terzo a segno per Simo Ferrarese. Procacci, si fa vedere Pedroni, giro, tiro, errore, rimbalzo di Steve Laudoni. Ferrarese corre dall'altra parte, Li Antonio è stoppato però da Crespi. Procacci, apertura intelligente per la tripla ma sbagliata da parte di Bianchi. Ferrarese per Meneses, pallone per Li Antonio, ha tagliato Meneses, riceve su Pedroni, Meneses non riesce a trovare altri due punti. E allora rimbalzo da parte di Bianchi, fase un po' convulsa di gioco, sembra un po' scappate i buoi dalla stalla. Ora l'errore da parte di Crespi e poi c'è il fallo di Li Antonio nuovamente su Crespi, terzo fallo di Jack. Esce Li Antonio, è rientrato Paleari. Errore di Crespi, il primo dei due tentativi dalla lunetta. Vediamo il secondo, ora parte del numero 33, a segno, solo rete per Crespi. Rientrato praticamente per giocare l'ultima manciata di minuti qui al Palaiseo. Ferrarese consegnato di Albique, nuovamente Ferrarese sfrutta il blocco di Paleari, poi gira su se stesso però non riesce a trovare un pertugio. Albique, taglio di Meneses, riceve, commette infrazione di passi. Procacci supera con molte difficoltà la metà campo dopo essersi palleggiato praticamente su Polpacci. Bianchi, finta su Laudoni, serve Crespi, si chiude l'uno contro uno e prova a saltare Paleari che poi gli ruba praticamente il pallone dopo il tentativo da parte del numero 33. Quel tocco di Bianchi sul passaggio di Paleari verso Laudoni, prova a andare in costo costo proprio Bianchi che serve Procacci, la tripla, errore, rimbalzo di Albique. Pronto a rientrare Santolamazza. Albique va in palleggio, serve Ferrarese, libero di spararla da tre punti, errore, rimbalzo di Malbassa in qualche modo. Meneses rimane lì e commette fallo su Procacci, primo fallo da parte di Felipe. Esce proprio lui, rientra Santolamazza. ...8-1-6-4, minuto di sospensione chiesto da coach Andreazza sul punteggio di 81-64, 6 minuti al termine del match.
si riprende a 6 minuti e 5 secondi dal termine del match, con Piombino in attacco, con Crespi, pallone per Procacci dentro, non si chiude il triangolo, ora Procacci deve nuovamente andare da Fontana, ha sbagliato però il passaggio del numero 6, buona la chiusura da parte della difesa Super Flavor. Santo Lamazza supera la metà campo, serve Ferrarese, nuovamente doppio play per coach Davide Villa. Ferrarese subisce il fallo di Procacci, quarto fallo del numero 6. Ferrarese per Santo Lamazza, Albique prova a ricevere Paleari in punta, dentro Santo Lamazza contro Procacci, prova ad andare all'uno contro uno, Paleari arresto, tiro errore, prova ad andare a rimbalzo ma non riesce a toccarla. Ora Procacci subisce il fallo di Santo Lamazza, il secondo. Ora Procacci prova ad andare da Crespi che non trova però la retina, solo Ferro per lui, va dall'altra parte Ferrarese, Paleari sull'anticipo di Crespi riesce addirittura a penetrare, a segnare altri due punti e tocca quota 17. Pedroni per Malbassa, uno contro uno contro Paleari, apertura per la tripla di Fontana a segno. Santo Lamazza 8-3-6-7. Santo Lamazza, penetrazione per Albique che però sbaglia, il tentativo era 2. Fontana, Crespi consegnato per lui dalla linea dei tre punti, si arresta Fontana, errore. Pallone che ha toccato il 24, poi Crespi sbaglia una schiacciata. Ferrarese per Albique, Santo Lamazza, arresto, tiro da tre punti e la chiude con un segno sulla lavagna il professore. Più 19 a 3.50 dal termine, tripla di Santo Lamazza che tocca anche lui la doppia cifra, quota 10 del sesto giocatore di Milano in doppia cifra. Ora fallo di Laudoni su Fontana, tentativo di tiro, secondo fallo di Laudoni nella sua partita, saranno due tiri per Fontana mentre rientra Persico ed esce Crespi. Mette rientrato l'Antonio al posto. Allora rimbalzo per Milano. Laudoni esce dai blocchi, Ferrarese riceve e c'è il fallo in attacco dell'Antonio su Malbassa, quarto fallo di Jack. Pedroni, Persico prova nuovamente, Pedroni in punta, poi Procacci prova a penetrare, l'apertura per la tripla di Malbassa a segno. Tocca quota 12 Malbassa, quarto giocatore in doppia cifra anche per Piombino. Laudoni prova a penetrare, sbaglia però il tentativo e al rimbalzo viene premiata la Super Flavor. Voleva il pallone Paleari,
non se le mandano a dire. Paleari e Laudoni, però si ricomincia con Eli Antonio per Ferrarese. Si vuole andare dal mismatch tra Santolamazza e Procacci. Viene raddoppiato Santolamazza, apertura Eli Antonio, chilometri di spazio da tre punti. Jack, Babbo Natale Eli Antonio con quella barba regala al Paleiseo il sapore della vittoria. 8-8, 7-1, 2-35 dal termine del match. Si ricomincia per gli ultimi due minuti e mezzo di gioco. L'Urania conduce 88-71, ora il tentativo da tre punti da parte di Pedroni. C'è la linea laterale pestata dal rimbalzista che è Paleari. Ormai la partita è in cassaforte. Vedremo cosa riuscirà a fare la Super Flevoli in questi ultimi minuti e se Piombino riuscirà almeno a dimezzare, ad avvicinarsi nel punteggio in vista della gara di ritorno. Santolamazza, subito fallo, parte di Pedroni, quarto fallo del numero 3. Non c'è bonus però per Piombino, mentre esce tra gli applausi Laudoni e rientra Negri. Santolamazza per Ferrarese, finta, penetrazione, torna da Santolamazza, poi Negri, Ferrarese, Elio Antonio, la spara lui, la tripla, errore. Procacci viene sfidato praticamente a penetrare su Paleari. Procacci tira giù una preghiera e subisce il fallo da parte di Paleari al quarto. Saranno due liberi per Procacci. Pronto a rientrare Guerrieri. Al posto di Malbassa. E va questo secondo tentativo a segno. Ovviamente uno dei più sottotono Pedroni in questa serata milanese. Santolamazza più 14 Milano, 8-8, 7-4. Paleari per Negri, si chiude il triangolo cedendo il pallone a Eli Antonio, fallo però proprio di Pedroni e quindi esce anche lui per 5 falli. Rientra Bianchi per lui. Rimessa a Milano, Santolamazza ha ricevuto la Paleari, si va da Elio Antonio, uno contro uno, prova ad aiutarsi con la tabella, pallone che però viene riconquistato col rimbalzo da parte di Paleari. Subisce poi il fallo di Bianchi, bonus anche per Piombino, saranno due tiri liberi per Milano proprio col capitano Paleari. Può andare per il ventello Paleari, che ha quota 18 in questo momento. A segno il primo. Buon 8-9-7-4 più 15 Milano.
che il secondo